Allora, benvenuti in un nuovo video. Oggi sono qui per farvi una tipologia di video che ho già fatto in passato, ma in una chiave un pochino diversa e in generale un pochino rivisitata sotto alcuni aspetti. Di cosa sto parlando? Tante volte io nel canale vi ho parlato negli anni addirittura dei miei trucchetti per sentirmi meglio quando magari sono triste, per sentirmi più sicura di me, per vedermi più bella, che sono tutte cose considerate un po' frivole, un po' sciocchine, ma che di fatto costituiscono poi, secondo me, la nostra serenità quotidiana. Poi è chiaro che la felicità e la serenità in assoluto sia fatta da lo stare bene in salute e dalla famiglia e da tante altre cose, sicuramente, ma secondo me anche le cose piccole, i dettagli, penso che la mia parola preferita nella vita sia dettaglio. I dettagli hanno importanza perché un dettaglio è insignificante, ma 30 dettagli iniziano a diventare qualcosa di più importante e i dettagli su di me influiscono molto su come io mi sento, come sto. E una cosa che noto spessissimo è che voi mi scrivete quotidianamente, praticamente su Instagram, dicendomi: Marti, sei così raggiante oggi, che hai fatto? E io non so mai come mettervela questa cosa, perché in realtà faccio tante piccole cose e che nel complesso mi aiutano a stare meglio con me stessa, a sentirmi più forte, più power, e quindi automaticamente se io mi ci sento, voi vedete questa cosa e la vedono anche le persone che conosco, ecco, non soltanto voi attraverso uno schermo. Pensavo di racchiudere in un video come questo alcuni, diciamo, dei trucchetti che io utilizzo, che in realtà sono consigli e cose veramente molto molto semplici, ma che magari avete dato per scontato per una vita, perché l'ho fatto anche io. A un certo punto però ho iniziato a, diciamo, evidenziare quali azioni rituali, cioè quelle che facevo con abitudine, che mi facessero stare meglio, e ne ho raccolte 7, mi pare. Sì, 7, scusate, le ho segnate. E ho pensato di condividerle con voi. Sicuramente la maggior parte le conoscete perché, anzi, tutte le conoscete perché non sono trucchi, cioè non è che scoprirete come, non lo so, avere una bella pelle soltanto con la luce della luna. No, cioè sono cose normali che però magari fate o a volte non ve ne rendete conto, ma vi suggerisco una sensazione di benessere, ma non ve ne rendete conto. E in altri casi magari sono cose che non fate, che magari potreste provare per raggiungere un po' più facilmente il buon umore. Queste cose su di me funzionano tantissimo e ho pensato appunto di condividerle. Ripeto, non vi aspettate la ricetta per essere felici perché non funziona così, ma secondo me queste sono piccole cose che vi migliorano quotidianamente la serenità. Tutto sarà molto soggettivo, quindi alcune cose magari vi daranno fastidio, al contrario, altre non vi interesseranno, vi saranno indifferenti, però provate se non l'avete mai fatto. La prima cosa che io mi sento di consigliarvi di provare è ad andare in giro un giorno in cui vi sentite un po' giù e quindi avete bisogno di quel tocco per ricalibrare il vostro umore, ad andare in giro con l'intimo abbinato. Ora, io penso che tutti coloro che indossano due pezzi, quindi un reggiseno o comunque una fascia e slip e quant'altro, non hanno sempre entrambi combinati, perché si sa che non si sa in realtà come, cioè si sa ma non si sa perché ci stanno più mutande che reggiseni, cioè non si sa per quale motivo, ma è così. Io stessa ho, non lo so, 50 mutande di diverse tipologie, diversi colori, diverse texture, dei reggiseni ce n'erano, non lo so, 10, cioè molti molti meno. Io vi assicuro che anche se è una cosa che non si vede, quindi è una cosa che fate per voi, cioè non è che l'intimo, a meno che insomma non si tratti di occasioni speciali, ma non è questo l'argomento che stiamo trattando, normalmente ovviamente che intimo indossate lo sapete soltanto voi. E a me personalmente avere l'intimo abbinato mi fa sentire in pace col mondo, quindi le volte che ce l'ho, perché magari ho una giornata importante e voglio sentirmi proprio sicura, dall'unghia dei piedi fino all'ultimo capello che ho in testa, faccio questa cosa che è stupida, io me ne rendo conto, ma a me dà un senso di proprio potenza, cioè mi fa sentire in pace. Poi in realtà io sono una persona un po' precisetta, quindi sono una persona ordinata, a me questa cosa mi dà gioia. Ripeto, lo faccio per me perché nessuno sa che cosa ho sotto, ma mi fa sentire bene. Seconda cosa, questa ha dei pro e dei contro, ma a volte quando è necessario io la metto in atto. Ovvero, una secondo me delle cose che ci fa stare meglio e che diamo sempre per scontato è il fatto che quando ci laviamo, quindi facciamo una bella doccia, quindi proprio con lo shampoo, col balsamo, crema, ci depiliamo se vi depilate in doccia e quant'altro, uscite e siete delle persone nuove. Una volta uscita io sono contenta, mi sento pulita, mi sento in pace con il mondo e sono pronta ad affrontare la vita. Io per questioni di pigrizia nella maggior parte dei casi e anche perché io diciamo che tendo a piastrare molto spesso i capelli, tendo a lavarmi i capelli la sera, quindi a farmi la doccia la sera, in modo tale che la mattina devo soltanto piastrarli, perché altrimenti insomma da umidi si tendono a rovinare. Ma nelle giornate in cui voglio quel tocco in più, mi voglio sentire un po' meglio, la doccia la mattina vi cambia la vita. So che mi direte: Martina, ma ci stai consigliando di fare la doccia la mattina? No, io vi sto consigliando su chi ha i capelli lunghi poi, perché magari chi ha i capelli corti il discorso è diverso, non lo so, avendoli lunghi
la mia eccezione è questa e non riesco a averne un'altra. Lavarsi i capelli proprio la mattina mi fa sentire puliti e profumati tutto il giorno, cioè profumare e sentirsi puliti sono la chiave per sentirsi proprio forti e potenti. Quindi nelle giornate in cui magari avete qualcosa di importante, ricordatevi che una bella doccia rilassante, per cui buttate un'ora la mattina, vi svegliate un'ora prima, vi fate questo diciamo questa coccola e state... Terza cosa, questa in realtà ve la consiglio sempre, ma vedo e continuo a vedere che nessuno mi dà retta, invece è la svolta della mia vita. In realtà mi hanno abituato così mia madre e mia nonna e io ho continuato verso la retta via, verso questa strada. Ovvero, decidete come vi dovete vestire, cosa vi dovete portare in borsa la sera prima. Io lo so che sembra una cosa, no, io lo voglio decidere la mattina, voglio sentirmi libera. Ma libera di che? Ma de notte voi pensate a come vestirvi il giorno dopo? No, chiedo per un amico, cioè, per carità, anche a me a volte de notte ho delle idee e ok. E allora in quel caso le cambio, ma se no normalmente uno la notte dorme. Quindi è inutile aspettare la mattina dopo per decidere. Che dovete decidere? Cioè io posso capire se stessimo dicendo di, non lo so, programmare oggi cosa indossare martedì prossimo. Mi rendo conto che insomma è un po' un volo pindarico. Ma oggi sta... cioè 6 ore tra 12, cosa cambia? Cioè non cambia niente, ed è una cosa che mi lava uno stress. Cioè io quando ho già deciso come vestirmi, io già mi sento di andare a letto serena. La mattina mi sveglio, un fiorellino. Benissimo, prendo la roba che ho scelto di indossare, vado in bagno, mi cambio, sono pronta. Invece io vedo gente, mi ricordo quando andavo a dormire a casa delle mie amiche la mattina, 3 quarti d'ora, che giacca mi metto? Ragazzi, o ragazze, insomma... Poi mi sembra capire che queste turbe sono un po' comuni. Sceglietelo la sera prima. Vi risparmiate tantissimo tempo, tantissimo nervoso. Tanto lo sapete come volete vestire, è inutile che se stiamo a prendere in giro. Uno lo sa, quindi se non siete persone organizzate, vi organizzate. Se siete persone già organizzate, lo sapete già come vi dovete vestire. Quindi non vedo qual è il motivo di non fare questa cosa. Anche la borsa. Ve prego. Quarta cosa che personalmente mi fa sentire veramente, veramente meglio quando inizio la giornata... è vedere le scarpe bianche che sono bianche. Vi spiego. Se avete mai avuto la geniale idea di acquistare un paio di scarpe bianche, ma soprattutto da ginnastica, perché insomma credo siano la tipologia più frequente di questo colore, saprete che anche se ci fate il giro del palazzo, inspiegabilmente, anche se nessuno vi tocca, nessuno vi struscia e voi non siete dei bambini di 5 anni, quindi non vi rovinate le scarpe così, le scarpe avranno qualcosa di nero, una strisciata grigia di qua, una strisciata un po' più meno grigia di là. Un orrore. Io poi, vi ripeto, da persona precisina e perfettina quale sono, se indosso una scarpa bianca che ha una sola righina piccola così, in alto a destra, che vedo praticamente solo io dalla prospettiva di, insomma, me che sono in piedi e me le guardo dall'alto, io non penso ad altro tutto il giorno. Cioè io cammino guardando quella cosa, rischio di essere investita e rischio di dare le botte agli altri. Io non riesco ad andare oltre quella cosa. Quindi una cosa che ho imparato a fare, che ripeto è una sciocchezza, ma mi cambia ogni volta la vita, ogni volta che penso a questa idea penso di essere un genio, mi pulisco la sera prima le scarpe. Voi direte, ideona. No, veramente, è un'ideona. Non rimandate a quando saranno troppo sporche, perché quello che noto in me e nelle persone con cui ne ho parlato è che uno tende a fare quando saranno tutte grigie, tutte sporche, le pulirò. No, il segreto è pulirle piano piano, quindi ogni volta che uscite e tornate, quando tornate, la pulite. E la mattina dopo siete sereni, le vedete bianche, poi la sera si risporcano e voi le ripulite. Insomma, questo loop vi stressa, ma quando la mattina ve le mettete bianche non hanno manco la righina che vedete solo voi, pace col mondo. Quinta cosa che ogni volta mi salva, ogni volta che mi ricordo di farla, perché a volte anche io sfarfallo, è di levare i peli dalle magliette, dai maglioni, ma anche dai cappotti che... praticamente fanno da Swiffer in giro per la città quando andate a camminare. Io penso che non ci sia cosa più brutta da vedere di un cappotto pieno di capelli e pieno di peletti. O di un maglione con... avete presente i pallini? Non so come chiamarli in gergo più tecnico. I pallini che fanno... danno un senso di trascuratezza e di poca cura e poco ordine, che magari la persona non è così e non vuole dare quell'immagine. Eppure basta pochissimo, semplicemente ricordarsi di comprare, ora vi faccio vedere cosa perché mo ci ho pensato che c'ho pure la dimostrazione pratica, basta ricordarsi di comprare uno di questi cosi, che in questo caso vedrete un po' sporco perché l'ho utilizzato ma non è ancora appiccicosa questa parte, quindi posso ancora riutilizzarlo, acchiappapeli. Costa, non lo so, 1 euro e ve ne danno 10 più un bacio in fronte e... è la svolta, cioè ci mettete un secondo, vi levate tutto, anche peletti che appunto, peletti del maglione che avete utilizzato il giorno prima, peletti di non so che cosa, insomma questo vi fa sembrare subito persone un po' più
fa sembrare subito più curati, più in ordine. Secondo me anche sentirsi in ordine, sapere che gli altri vi vedono in ordine, come magari siete, e solo per colpa di sti peletti, chissà che cosa sembra, questo è svoltate. Sesta cosa che a me personalmente ha rivoluzionato negli ultimi mesi il mio mood, quando soprattutto mi sveglio, sono le piante nella mia stanza. Ora, non abbondate con la quantità di piante perché non fanno bene per tanti motivi, nella stanza in cui dormite intendo, ma se ne mettete qualcuna e scegliete delle tipologie proprio adatte e pensate per lo stare dentro casa, in particolare in ambienti in cui si sta tante ore a dormire incoscienti e quindi a respirare quell'aria, vi consiglio di pensare a degli acquisti pensati, quindi a delle piante che siano anche esteticamente appaganti, ma che vi diano una buona sensazione. Non lo so, a me vedere la mattina non soltanto mobili di plastica, mobili di legno, soprattutto in inverno, tessuti, piumoni, plaid, che comunque no, danno questa sensazione di, non lo so, a me danno questa sensazione di chiuso. A me vedere le piante verdi con magari il germoglino che mi sta uscendo di lì a poco, ma io sono di buon umore, raga, ma come faccio a essere di cattivo umore? Cioè, proprio mi fanno sentire che la vita scorre, che il mondo va avanti, che nonostante tutto, tutto scorre, tutto va avanti. A me questa cosa mi dà relax. Quando io non vedo più, quando sono oberata di lavoro, ho ansie e paure, e dico, oddio, chissà che succede adesso, io vedo che le piante continuano a esistere e io sto bene. Sembra una sciocchezza, ma ve lo giuro che a me personalmente questa cosa piccola, anche solo guardare in quella parte verde della mia camera, mi ha svoltato la vita. Questa non fa testo perché è finta, ma vabbè, anche lei comunque un po' mi aiuta, lei vabbè per gli sfondi, quelle vere stanno di là, le conoscete. Settima e ultima cosa, questa è la più importante di tutte, ve ne ho già parlato, però l'ho messa qui perché magari se mi seguite da poco o non avete fatto caso a tutti i miei video, spero per voi perché sennò cioè siete invecchiati con 400 e passa video che ho fatto, è importantissimo darsi delle gratificazioni a noi stessi, cioè non che qualcuno ci deve fare qualcosa, noi per noi stessi. Una cosa che io faccio sempre, nelle giornate soprattutto un po' più difficili, perché mi rendo conto che farlo quotidianamente è difficile, sia a livello economico magari, che a livello comunque di impegni e disponibilità, ma ogni tanto, una volta a settimana, penso che tutti possiamo fare una cosa piccola per noi stessi, no? Per farci sentire meglio. Quindi nelle giornate un po' più pesanti, io pianifico per la sera una piccola gratificazione per me, che possa essere di qualunque genere, quindi non lo so, mi volevo comprare un libro? Vado in libreria prima di tornare a casa, oppure una cosa da mangiare, quindi non lo so, per dirvi, sabato ero super triste, mi sono fatta impacchettare in una pasticceria un pacco regalo per me e mi sono regalata un piccolo cannolo siciliano e ne ho presi, vabbè, anche due ovviamente per i miei genitori, però ecco, quella cosa, sapere che io a casa la sera con i miei avrei mangiato una cosa che mi piace un sacco, a me ha messo di subito un pochino più di buon umore tutto il pomeriggio. Ripeto, non è l'idea del secolo, ma sono piccole cose a cui uno non dà peso e che invece vi cambiano la vita, perché noi esseri umani, per quanto ci sentiamo tutti speciali e unici, siamo fatti tutti dalla stessa pasta e quindi siamo felici più o meno per le stesse macro cose, quindi le cose piccole in realtà ci cambiano il mood, ci cambiano l'umore. Quindi aiutiamoci ad aiutarci. Bene, io spero ovviamente che questo video un po' insolito e diverso vi sia piaciuto. Spero che vi abbia tenuto compagnia e vi abbia intrattenuto. Voglio sapere da voi due cose, come sempre io curiosona, pettegola subito. Primo, quale di queste sette cose già fate e vi rendete conto che cambia il vostro umore da così a così durante il corso della giornata? E seconda, avete altri tips per me e per gli altri utenti che leggeranno i commenti da voler suggerire per stare un po' più di buon umore quando magari c'è un periodo un po' così? Fatemi sapere. Io vi mando un grande bacio, un abbraccio e ci vediamo alla prossima. Ciao!